E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo della serie Reacher. Allora, partiamo sul fatto che potete tranquillamente vederla su Amazon Prime. Il nostro Reacher non è altro che questo ex militare delle forze speciali che si occupava anche dal punto di vista dei gialli, insomma, tipo un investigatore, cose così. E per caso, mentre lui vaga per gli Stati Uniti con uno spazzolino in tasca e qualche soldo, viene visto vicino ad una scena del crimine proprio nel periodo in cui, insomma, lo arrestano pensando che è lui. Ovviamente non è lui, e niente, essendo buttato lì in mezzo, viene, diciamo, un pochino costretto, un po' gli va anche di dare una mano e risolvere la situazione, insomma, il giallo che c'è in questa cittadina. E in poche parole si scopre che alla fine c'è una cosa molto più ampia, c'è un contrabbando di banconote e altre cose, però soprattutto banconote, e ogni tanto muore qualcuno in questa cittadina. Poi scopre anche che c'è di mezzo pure il fratello, quindi si scopre che alla fine ci doveva andare un po' di mezzo. E niente, questa è la prima stagione che secondo me è molto bella, ve la consiglio, perché mi ha dato un po' quelle vibes un po' da Sherlock, che è molto, molto figa, è figo, cioè non è tanto la trama, ma è più il vedere come lui risolve la situazione, il bello della serie, perché comunque lui è geniale, oltre ad essere una branda. E niente, ogni volta dà una risposta un po' a tutto, è bello focussato sull'obiettivo finale e in media riesce sempre a risolvere. Poi, per esempio, una cosa che mi ha fatto veramente ridere è che c'è un punto in cui la famiglia di un tizio deve essere messa sotto custodia e viene incaricato questo tizio dell'FBI, ok? Guarda caso, scoprono la posizione proprio nel momento in cui quel tizio dell'FBI non c'era. Due domande, cioè voglio dire, questo riesce a capire anche che cosa hai mangiato dalla merda che hai fatto l'altro ieri, ma non riesce a capire che forse quel tizio vi ha tradito? Vabbè, comunque. Andiamo avanti, questo non me la spiego molto bene, però la seconda stagione invece è un po' più gnè. Perché? Perché non è altro che riproporre la prima stagione, però senza dare spazio a dei veri personaggi a cui ti affezioni e cose del genere, senza... non ha più lo stesso carisma, ecco. Diciamo che è un po' più ampia la cosa. C'è lui che rincontra parte della sua squadra di quando faceva l'agente speciale. Perché? Perché alcuni membri invece della sua squadra sempre sono stati uccisi e deve scoprire perché. Si scopre sempre che c'è qualcosa di più grande dietro e che, a dire la verità, c'entrano dei tizi che stanno creando dei missili strani. E niente, cosa figa però, cosa fighissima, che ci farò il doppiaggio perché penso di sì. Il cattivo della seconda stagione è il cattivo di Terminator 2 e gli hanno fatto una gag in cui gli fanno tipo ci sta sta tizia che è Sarah Connor, e lui: che cazzo me frega a me di Sarah Connor. E niente, per chi conosce un po' Terminator e il cinema in generale, è una citazione che fa abbastanza ridere. E niente, come trama della prima io darei anche un 8, però mi tengo sul 7 totale, perché la seconda non è... cioè, la prima stagione ve la consiglio, la seconda stagione ve la consiglio se ci avete un cazzo da fare, così. Quindi trama 7. Personaggi, allora, i personaggi, principalmente è il personaggio, cioè Reacher è questo cristone enorme branda che mena tutti, ma allo stesso tempo è intelligentissimo,
risolve i casi, fa cose, insomma, è pragmatico all'estremo e niente, comunque è un po' un sociopatico quello sì. E niente, gli altri sono abbastanza passabili, giusto i primi due, che uno è Roscoe nella prima, che è questa poliziotta molto figa, che comunque, cioè, ha le palle, cioè, oddio, spero di no, forse, non so, dipende da cosa ha scelto. Ormai non posso più dirlo. Vabbè, comunque, e questo poliziotto nero, molto tipo sulla quarantina, che pure lui c'ha le palle pure lui. Questo posso dirlo, credo. Posso dirlo che c'ha le palle. Va bene, molto carini, gli danno una mano vera, mentre nella seconda tutti i suoi alleati, tra virgolette, gli danno una mano, sì, ma gli danno una mano giusto per sparare. Cioè, non è che servono chissà che cos'altro, oltre che a farci sesso con qualcuna. Però, vabbè. E quindi diciamo che come personaggi, boh, io do un 7 sempre perché darei di più per la prima e di meno per la seconda. Come obiettivo, beh, obiettivo sicuramente era portare una serie d'azione, ma con un po' di giallo che ti tiene incollato allo schermo. E sicuramente con la prima stagione ci sono riuscitissimi. Con la seconda un po' meno, ma comunque ci sta. Non nego che qualche volta mi sono distratto nella seconda stagione perché non è che ti tenga molto. Non ha molto mordente, ecco. E niente. Come obiettivo quindi darò un 8, dai. Voto finale 7,5. E se volete, insomma, dare un'occhiata, ci sta. Ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio di Richard.